Io non mi immaginavo di entrare in Parlamento, non era neanche questo il mio obiettivo. Pensate che io lavoravo nella cooperazione internazionale, mi licenziai perché volevo approfondire, viaggiare, scrivere, conoscere il mondo. In questo senso è sempre stata una caratteristica della mia vita. Io avevo questo lavoro rispetto anche a dei miei amici, avevo un buon contratto, insomma. E all'età di 31 anni, 32 anni lo lasciai e partii 2 anni da solo per l'America Latina. Anzi, all'inizio non ero da solo, poi sono rimasto da solo che mi sono lasciato una mia ex ragazza che non ha retto certi ritmi di viaggio, però ora siamo molto amici, spero. E sono rimasto 2 anni in America Latina a fare un sacco di inchieste, di approfondimenti, e quella è stata la caratteristica poi della mia vita che io volevo conoscere. Oggi Peter dice per deliberare, Tiziano Terzani, sì, Einaudi, grazie. Tiziano Terzani diceva bisogna conoscere per poter trovare. Quindi io lì avevo un lavoro, un buon posto, tra l'altro in una Ollus che faceva un sacco di cose che mi piacevano, mi aveva permesso di viaggiare, andare in Guatemala, in Congo, però io decisi di ripartire. E mentre appunto ero in America Latina, feci una serie di indagini, ricerche su una serie di tematiche perché volevo. Volevo andare a Padellaro, gli volevo presentare delle idee, poi lui non lo fece. Infatti, anni dopo io entrai in Parlamento e Telese cercava in ogni modo, ora siamo anche abbastanza amici, di intervistarmi e gli dissi no, perché tu quella volta non mi hai aiutato ad arrivare a Padellaro. Tra l'altro con Padellaro siamo anche molto amici, insomma, la vita ha più fantasia di noi. E poi scrissi al blog di Grillo, tramite un numero che mi diede un attivista di un meetup, eccetera, e giorni dopo ricevetti un'email con scritto Gianroberto vorrebbe incontrarti. Io non sapevo neanche chi fosse Gianroberto Casaleggio. Andai su a Milano, tra l'altro mi pagò il biglietto del treno, io questo fatto appunto che mi pagò il biglietto del treno. Andai su a Milano, incontrai Gianroberto. In quel momento della mia vita io volevo soltanto ritornare in America Latina e scrivere. Io non vedevo l'ora di ripartire. Gli presentai tutta una serie di idee. Pensate che c'era nella vecchia sede della Casaleggio Associati una sala, Gianroberto si è seduto davanti a me, io nella sedia davanti, tra l'altro mi sono seduto nella sedia dove si è seduto l'ultima volta che l'ho visto vivo, e lui tirò fuori il cellulare a proposito di ascolto, lo spense e mi disse parlami delle tue idee. E io parlai un quarto d'ora e lui non faceva nessun cenno, sì, no, mi piace, una domanda, tant'è che io tornai con il treno, sempre pagato da lui, e mia mamma mi chiamò e mi disse, poi mia mamma non c'è più, mi disse, com'è andata? Io risposi, non lo so com'è andata, perché non mi aveva dato nessuno, aveva soltanto ascoltato. Passano 1 o 2 settimane, io pensavo non è andato bene, io volevo appunto volevo scrivere, quindi gli proposi una serie di idee per ritornare in America Latina, lui mi rifà chiamare dalla segretaria, che mi rimanda il biglietto del treno, arrivato su, e gli era piaciuta l'idea, insomma io volevo approfondire il tema degli assassini a pagamento, della violenza, dei sicari in America Latina, che poi è una tematica, una dinamica molto simile a quella dei bambini soldato. E lui, parlami di questa cosa. Parlai, sempre un quarto d'ora, lui zitto, in silenzio, dopo aver spento il cellulare, alla fine mi disse, ti va di scrivere un libro? Io non ho mai scritto nessun libro, per cui per me fu veramente un'occasione. Lui si è fidato di me. Mi ha dato un'opportunità. Sergio Roberto è la persona che mi ha dato la prima opportunità della mia vita. Io dissi certo, non vedevo l'ora di ripartire, quindi gli chiesi dei soldi, 3.600 euro gli chiesi in totale, e con i quali mi sono pagato i biglietti di aereo per andare in America Latina. Sono stato 3-4 mesi in America Latina e per il mio primo libro ho guadagnato circa 700-800 euro. Ho guadagnato la più grande opportunità, ripeto, la prima della mia vita. Io volevo fare quello. Poi tornai, scrissi il libro, lo andai a correggere le bozze a Lisbona, perché poi per me il viaggio è sempre. Ogni volta che nella mia vita c'ho avuto un problema, un pensiero, qualcosa da affrontare, il viaggio è sempre una risposta. Viaggiare è proprio imparare. E quindi andai a Lisbona a correggere le bozze e in quel momento ricevetti la mail del Movimento 5 Stelle, ti va di candidarti, eccetera. Io non avevo nessunissima intenzione e mai avrei pensato di entrare in Parlamento, proprio, ripeto, la vita ha più fantasia di noi. Ricevetti questa email, compilai tutto il form, eccetera, feci un video di presentazione e in quel video, registrato a Lisbona nel 2012, dissi, qualora dovessi entrare in Parlamento farò una legislatura e poi non mi ricandiderò perché io volevo fare questo, tra l'altro non pensavo di entrarci,
E poi siamo stati eletti grazie a quella campagna elettorale incredibile che fece Beppe con anche il supporto di Gianroberto. Dopo 5 anni in cui io veramente avevo dato tutto me stesso in Parlamento, io proprio non vedevo l'ora di andarmene. Questa è la verità. La storia, c'era un ticket con Luigi, si erano messi d'accordo per tornare. Non è vero niente. Io non volevo, anzi, Luigi si arrabbiò moltissimo. Quando io comunicai a tutti appunto che non mi sarei ricandidato, dato l'avevo sempre detto, perché io non ci volevo stare in quel palazzo, perché è stata un'esperienza veramente totalizzante, ma per tutto quello che è accaduto anche al di fuori di quel palazzo. Se io ripenso alla mia vita dentro al Parlamento, cioè io non ricordo dei ricordi così piacevoli. Andare la mattina, entrare alla Camera dei Deputati, insomma, perlomeno quello non è mai stato l'ambiente dove mi sono sentito particolarmente me stesso. Invece mi piaceva fare i comizi, tour, andare con gli attivisti, organizzare eventi, insomma, fare appunto controinformazione, fare propaganda politica nel senso buono del termine propaganda, però entrare. Mi piaceva anche fare gli interventi in aula, ma perché io quando intervenivo in aula, che poi è la stessa identica cosa che faccio oggi quando vado in televisione, io rifletto sempre e penso. Tu devi parlare, devi sfruttare quello spazio per parlare al di fuori di quello spazio stesso. Io ragiono così, sia quando vado da Floris, che magari mi devo interfacciare con delle persone che politicamente non stimo affatto, ma anche quando stavo in Parlamento. La mia idea era non è devi convincere i deputati di destra e di sinistra a votare quel provvedimento, perché so come ragionano, che non sono persone libere. Devi tentare il più possibile di convincere le persone al di fuori che è possibile partecipare a qualcosa di arricchente, che dobbiamo farlo crescere insieme, eccetera. Io ragionavo così. E questa cosa mi piaceva, infatti mi prendevo tutte le responsabilità quando c'era da fare un intervento importante in aula, magari quando certi miei colleghi, non dico non lo volessero fare, però vedevo un po' di timore, perché ci sono dei momenti come quando, insomma, c'è tensione, un intervento difficile, me la prendevo sempre la responsabilità. E poi sono partito e ho scelto appunto di seguire quella che è la mia strada, che è quello che mi piace fare. A me piace approfondire tematiche, ripeto, anzi scrivere neanche, scrivere è una delle modalità che utilizzo per diffondere determinate cose in cui credo, però non è che a me piaccia particolarmente scrivere. Mi piace approfondire, mi piace studiare e appunto tentare di contribuire ad una visione diversa rispetto a determinate cose nelle quali credo. Perché vi dico tutto questo? E cerchiamo un po' di quagliare. Uno, perché io mi sono formato grazie a Gianroberto Casaleggio. E Gianroberto Casaleggio è una persona che non si è mai candidata. E che credeva che fosse possibile da fuori anche le istituzioni, poi anche da dentro le istituzioni, tant'è che il Movimento si è candidato, credeva fosse possibile cambiare la società a patto che vi fosse una massa critica importante di cittadini che smettono di essere tifosi, ma che diventano appunto coloro che indicano la strada ai cosiddetti portavoce all'interno delle istituzioni. Io ci sono stato 5 anni, ho fatto solo parlamentare d'opposizione, quindi non ho l'esperienza al governo, immagino le pressioni siano state molto più forti, anche determinate complessità di tematiche, per certi versi. Poi per certi altri penso che la politica sia molto molto semplice, basta fare quello che è giusto e non quello che conviene. Però comunque non ho l'esperienza governativa, ho l'esperienza appunto del parlamentare d'opposizione. E ho visto con i miei occhi magari dei comportamenti di alcuni parlamentari di maggioranza cambiare in base alle pressioni che ricevevano al di fuori delle commissioni, i cosiddetti lobbisti che spingevano, che facevano pressione, i pezzi grossi del partito che facevano pressione, coloro che poi dicono al parlamentare o fai così o non ti ricandido. Oggi Gomez parlava del tema dei giornalisti che sono costretti, questi giovani ragazzi, magari a seguire una determinata linea, altrimenti non possono fare carriera o banalmente non possono sopravvivere, perché poi quello è il loro mestiere, non campano, vengono buttati in mezzo a una strada se non seguono la linea. Ecco, questa roba avviene anche con parlamentari o magari consiglieri comunali. Certo, uno dice al parlamentare guadagna molto di più. Sì, però pensa sempre, sono soltanto 5 anni, se voglio trasformare questi 5 anni in 10, in 15, devo allinearmi. Io questa roba l'ho vista. E l'unica cosa cioè la cosa in cui credevo, che poi è quella l'idea di Gianroberto, era costruire dal basso una moltitudine di persone capaci poi di non farsi influenzare dal tizio quando diventa, dal parlamentare quando diventa conosciuto, più famoso, anche perché guardate che la popolarità è una roba di plastica. Cioè
Io la sfrutto perché mi aiuta pure a fare quello che mi va di fare, che mi permette appunto di vivere seguendo la mia strada e tutto, però non conta niente, non è niente la popolarità. Cioè, magari ogni tanto mi vedete in televisione, ma questa roba non conta niente, è un mezzo, è come questo cellulare, come questo microfono, come la voce, è un mezzo attraverso il quale si parla. Questo per dire che non pensate mai che le persone, perché sono più conosciute, siano migliori. Io quando entrai in Parlamento, che ero un illustre sconosciuto, e mentre vedevo questi pseudo mostri sacri che avevo visto soltanto in televisione, poi li ho imparati a conoscere, li ho visti da vicino, insomma, non tutti, ma molti erano veramente robetta. Parliamo dal punto di vista, ecco, culturale, intellettuale, anche etico, non parliamo di persone, diciamo, non brave persone, che poi ci sono brave persone dovunque. Però ecco, il sistema mediatico ti spinge pure a mitizzare quando non c'è da mitizzare niente. Anzi, io penso che la mitizzazione sia un modo per continuare sulla strada dell'affidamento, dell'affidarsi, della delega, del delegare. Questa roba alla fine non funziona, cioè non ha funzionato mai. Perché poi, lo diceva sempre oggi Gomez, poi il potere alla fine, quando è grande, finisce sempre nell'abuso. Ritorno sempre a Gianroberto. Perché appunto Gianroberto sapeva tutto questo, poi sapeva che occorreva leadership, che c'era bisogno di talenti, quindi se c'era da fare un determinato intervento era meglio che lo facesse Tizio piuttosto che Caio, per carità, non è che tutti dobbiamo fare le stesse cose. Però la logica è che costruire una massa di persone che partecipano, che non perdono tempo dietro a chiacchiere da bar, dietro a litigi interni, dietro a scemenze che non servono a niente, che fanno delle cose insieme. Per questo poi mi è piaciuta tanto l'attività oggi che ha organizzato Alessandro, tutto il gruppo di giovani, e che fanno delle azioni insieme. Queste azioni insieme consentono la crescita di qualsiasi fenomeno, può essere un partito politico, un'associazione culturale, una squadra di calcio, magari l'allenamento che si fa forte insieme, qualsiasi cosa. Non si chiacchiera, non si perde tempo dietro a, perché magari qui chiunque ha la sua visione di qualsiasi cosa, di qualsiasi roba, insomma, anch'io ho la mia, non è che la mia è più giusta di quella di qualcun altro. La cosa importante, appunto, è, per questo per la mia esperienza, ma lo vedo e l'ho sempre visto, appunto, è tentare il più possibile costruire un sistema dal basso che consenta ad ognuno di esprimersi e a ognuno di lavorare su qualcosa di concreto. Schierarsi è un anno che è cresciuta e questo boom di crescita ce l'ha avuta grazie alla raccolta firme per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Uno, la credibilità oggi, insisteva Alessandro, siamo stati i primi a fare una roba del genere e abbiamo costretto i partiti politici a venirci dietro, a fare degli interventi, a utilizzare delle parole. Credetemi che altrimenti molti non l'avrebbero utilizzato. E poi perché non abbiamo perso tempo, avevamo quell'obiettivo e l'abbiamo fatto. Ora quella legge non verrà approvata al 99,9% sicuramente. Però insomma stiamo costringendo i parlamentari della Repubblica a discutere una legge di iniziativa popolare nata da noi e che l'abbiamo permessa noi raccogliendo delle firme. Quando qualcuno mi dice, ah, ma tu devi ritornare in Parlamento perché sei più incisivo, io domando, ma che fa oggi un parlamentare d'opposizione, non dico un ministro, parte pure i ministri perché poi lo vedete com'è il mondo, no? Ricevono gli ordini da Tel Aviv, da Washington, da Bruxelles, non c'è autonomia sulle grandi cose, sì, possono decidere sulle scemenze. Ma sulle grandi questioni non c'è autonomia, e secondo me non c'è autonomia perché manca quella massa critica e mancano strumenti di democrazia diretta, ma ci arriverò. Però che fa oggi un parlamentare d'opposizione? Ha degli una possibilità di avere una voce che viene poi o ascoltata, poi chi più chi meno, perché alcuni neanche ce l'ha, magari vengono riportati dei comunicati stampa scritti dai segretari dei parlamentari, fai un intervento in aula che notoriamente non è mai risolutivo, io non ho mai visto rarissimamente un cambio di votazione in base a degli interventi o una discussione parlamentare. Nel mondo ideale dovrebbe funzionare così, no? Si affronta un problema, poi c'è una discussione, come se noi tutti fossimo, appunto, dovessimo decidere una determinata cosa, si discute su un tema, ne parliamo, Tizio dice A, Caio dice B, alla fine troviamo una sintesi e si vota. Non è così, il Parlamento non funziona così. Purtroppo dovrebbe funzionare così, perché ci sono interessi, lobby, pressioni, linee politiche, l'idea però se do questo contentino all'opposizione, poi possono dire di aver vinto io, quindi ho perso mediaticamente, quindi perdo voti. Scemenze, cioè si dimenticano l'obiettivo che è tentare di approvare una legge che migliora o che risolve un problema o migliora una determinata
questione o migliora la vita della collettività. Quindi fanno questo, insomma, non è che si è risolutivi, presentano magari degli emendamenti o delle proposte di legge, un parlamentare scrive una legge di iniziativa parlamentare propria e la deposita. L'abbiamo fatto pure noi. Cioè, io ho una voce, ho degli spazi, grazie al lavoro tra l'altro di tutti, un canale che sta crescendo tanto, l'associazione che cresce grazie a noi, quindi la voce ce l'abbiamo. La possibilità di presentare delle leggi di iniziativa, in questo caso popolare, ce l'abbiamo. Quindi praticamente qual è la differenza oggi tra me e un parlamentare, o tra qualcuno, tra noi, diciamo, i parlamentari di opposizione? È che noi non riceviamo denaro pubblico, che stiamo realizzando tutto. Anche sì, questa tra l'altro è una modifica che c'è stata appena abbiamo consegnato, Luca, appena abbiamo consegnato le ultime firme, subito dopo è scattata questa roba che chiedevamo, vi ricordate che chiedevamo quando dicevamo bisogna firmare, chi vuole firmare online purtroppo deve pagare un euro pass, eccetera, ma questi soldi non andranno a schierarsi, lo dovevamo spiegare, l'abbiamo spiegato tutti noi nei banchetti, eccetera, poi è scattata, quindi oggi è addirittura più facile raccogliere le firme. Ecco, noi siamo stati gli ultimi ad averle raccolte quando la raccolta firme era difficile e ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta con l'impegno, con il lavoro di gruppi, con la credibilità, con l'impegno grande di Luca, che poi Luca veramente si è fatto il mazzo sulla raccolta firme, eccetera. Però per tornare alla questione, qual è la differenza tra noi e una forza politica? Qual è? Se che no, ripeto, che non riceviamo denaro pubblico e organizziamo le attività grazie al nostro denaro, al nostro tempo. Cioè, è anche più nobile, è più nobile. Io lo dico sempre, è più nobile. Ah, presentati, qualcuno in TV mi dice, è facile parlare da fuori, ma pure tu parli da fuori, che ragionamento è? Ma tu che hai fatto? Che presenti una legge che spesso non ti viene approvata, oppure tu, ministro, neanche puoi fare una cosa perché gli americani non te lo permettono. Cioè, noi facciamo politica e diffondiamo determinate informazioni in maniera, ripeto, pure più nobile, perché non lo facciamo con l'idea, lo faccio perché devo entrare e quindi ho un tornaconto personale perché si guadagna bene in Parlamento. Questo per dirvi è che anche qualora noi un domani dovessimo decidere di fare qualcosa, di schierarsi e trasformarla in un movimento politico e presentarci alle prossime elezioni politiche, senza l'aver costruito, abbiamo 2 anni di tempo, una base solida di persone che non soltanto dicono di aver capito, ma proprio fanno proprie determinate idee, cioè l'essere parte di un progetto democratico che parte dal basso, dove ognuno esprime i propri talenti, ma dove l'unico modo per fare funzionare questa roba è che veramente si ha coscienza che soltanto una massa critica che funziona, soltanto il cittadino che diventa responsabile delle azioni può consentire il miglioramento o un'azione giusta dei propri rappresentanti in Parlamento. Se non c'è questa, anche il più, come dire, illuminato che finisce lì dentro, se manca questo lavoro, il cittadino che soffia dietro, che indirizza, il rischio della corruzione è dietro l'angolo. Guardate, sono rarità le persone che finiscono in Parlamento e vengono abbandonate dai cittadini che gli votano soltanto dicendo risolvi questo problema, tieni la delega in bianco e fai e che riescono a mantenersi puri. Pochi, perché poi è un palazzo, ripeto, che a me personalmente, come il mio carattere, Danilo ne parliamo sempre, il mio carattere è così, a me non me ne è mai fregato niente di certi privilegi, di essere chiamato onorevole, di stare, non me ne frega niente, tant'è che me ne sono andato per mia volontà. Però c'è gente che, come dire, è sensibile a determinate cose, innegabilmente. Per rendere meno sensibili, il lavoro va fatto fuori. Cioè, chi si avvicina a schierarsi perché pensa domani diventerà un movimento politico, io quello che dico a voi qui è che è quello che ho sempre detto, dipende da noi questa roba qua. La domanda vostra è, ma a te ti piacerebbe rientrare in Parlamento? Se mi domandate questa cosa, la mia risposta è no. Io non cambierei mai la qualità della mia vita attuale per ritornare a fare il parlamentare della Repubblica. No. Perché io sto facendo esattamente la vita che ho sempre sognato fare e me la sono guadagnata pure attraverso tante rinunce, dicendo anche dei no che mi sono costati, credetemi, personalmente, con delle relazioni con i miei familiari, insomma, questione non facile. Mia mamma sognava di vedermi ministro, lo sognava. Come tutte le mamme, no?
come tutte le mamme. Però se oggi siamo così tanti qua e tanti fuori e siamo riusciti a raccogliere queste firme per il popolo più martoriato della terra, con credibilità, eppure perché certe scelte magari non sono state capite subito, non era facile farle capire, no? Però erano quelle giuste. Questo per dirvi che qualora io dovessi sentire due cose tra 2 anni. Uno, la grande responsabilità di tentare di fare qualcosa anche di istituzionale. E qualora vedessimo noi questo lavoro, come dire, una visione, una decisione a prendere insieme, dovessimo vedere questa associazione sarà pronta, sarà cresciuta con fondamenta solide, allora faremo queste valutazioni. E io sarò il primo, perché io me la sento, io il senso di responsabilità me lo sento, nei confronti di tutti noi, in particolare dei più giovani, perché io penso alle opportunità che mi hanno dato, che mi ha dato soprattutto Gian Roberto. E quindi quando vedo i ragazzi che hanno organizzato queste attività, i 20, 25 anni, eccetera, io, il mio più grande sogno guardando questi ragazzi non è rientrare in Parlamento io, mi piacerebbe entrassi in Parlamento loro, ve lo giuro. E se mai dovessimo prendere un'altra decisione, secondo me, oltre il 50% dei candidati dovrebbe avere meno di 35 anni. Oltre il 50%, ma ne discuteremo. Non tanto il 50% ci potrebbe essere. Vedremo. E poi me la sento chiaramente a responsabilità per i miei figli, no? Perché lo vedo il paese, quello che sta diventando. Quindi io sono sicuro che caratterialmente non mi tirerò indietro, anche perché mi interessa molto il tema della geopolitica e l'unico modo per affrontare queste tematiche, per tentare appunto di migliorare un mondo che sta andando dritto dritto, già ci siamo in mezzo alla terza guerra mondiale a pezzetti, come la definì il Papa, è tentare di costruire dal basso dei percorsi che possano consentire ai cittadini di prendere delle decisioni, perché se no, vedete, io la Meloni la conosco personalmente. Ormai da un anno l'attacco ogni giorno, perché questa vigliacca non dice niente rispetto al massacro dei palestinesi, ma magari posso sbagliarmi, perché di questo non ricordo di averne parlato, forse anni fa, una discussione in Parlamento, ma diciamo informale, forse, non ricordo, perché io mi dedico alla questione palestinese da tanti anni, però secondo me la Meloni, in cuor suo, sostiene pure la causa palestinese, per una serie di questioni, quindi secondo me lei non è una filo israeliana come si è mostrata in questi mesi, è costretto a fare sta roba qua perché dice devo inumidire le natiche degli americani, altrimenti non riesco a farmi accettare dall'establishment perché mi darebbero ancora della fascistella, e quindi è questa roba qua, cioè scendere a compromessi con la propria coscienza, magari anche con le proprie idee, pur di mantenere un determinato posto, e lei magari si convincerà pure nella sua testa, io però se faccio così poi riuscirò a fare determinate cose per il bene dell'Italia, ma in realtà già ti sei svenduta, magari neanche te ne accorgi, ma già non potrai cambiare nulla. Sì, potrai fare quel provvedimento nella tua testa, potrebbe migliorare, ma non è cambiamento questo, è mantenimento, tentare anzi di limitare nel corso degli anni i danni, addirittura peggiorare, poi dipende dai punti di vista. Quindi per dire che se non dovessimo riuscire da qui nei prossimi mesi, anni, una a rafforzare l'associazione si rafforza, l'abbiamo visto con la battaglia sulle raccolta firme, solo facendo delle cose insieme. L'unico modo per far sì che, come cresce un'associazione quando vengono più persone di qualità, tendenzialmente più giovani sono è meglio, e due, quando si fanno determinate cose. Quando si fanno determinate cose importanti e non ci si parla addosso, le persone si avvicinano, altrimenti da un po' le persone si rompono i coglioni stare a vedersi in 4-5 a discutere e basta e parlare di niente, o dei massimi sistemi senza fare nulla di concreto, e significa parlare di niente tra l'altro. E poi quando le persone si rendono conto che in questo spazio c'è possibilità di incidere, di dire la propria, di esprimersi, dove ci si sente accolti, questa è l'idea che poi ci ha spinto a creare Schierarsi. Alla fine è nato un anno e mezzo fa, il primo incontro abbiamo fatto qua a Marina di Massa, eravamo molti meno, magari delle persone, io ero già uscito da un anno e mezzo al momento, quindi qualcuno pensava, adesso chissà quali annunci si fanno, magari qualcuno si è avvicinato con quest'idea, perché c'è qualcuno che si avvicina con l'idea adesso
magari come qualcuno nel movimento si è avvicinato, è finito in Parlamento, in Consiglio Comunale, adesso faremo la stessa cosa. Molte delle persone magari erano venute un anno e mezzo fa, non ci stanno più perché hanno visto che qua bisognava lavorare insieme e quindi vanno altrove a cercare altre candidature. Cioè qua nessuno promette a nessuno la candidatura, stiamo promettendo, ci dovremmo fare una promessa insieme, se riusciamo a far crescere questa associazione, qualora dovessimo vedere che gli iscritti da 3-4 mila saranno tra 2 anni 25 mila e le leggi che abbiamo scritto, sulle quali abbiamo raccolto firme, anziché una saranno quattro, avremo tutta una serie di idee, di credibilità, di studi fatti, di progetti realizzati a partire appunto dai nostri territori e tutto, allora insieme faremo delle valutazioni. È un uccello? Se sono segnali. Segnali importanti. No, c'è tutta una. Possiamo fare mille ragionamenti dietro un uccello che si. Che viene. Esatto. È questo qua. Guardate, io proprio vi ho parlato in maniera del tutto onesta. Nella mia idea, qualora dovessimo fare qualcosa, dovremmo fare alle elezioni politiche, cioè dovremmo tentare di lavorare sul voto di opinione, secondo me, però di questo pure se ne discuterà. Farei altro, nel senso, diceva, perché non valutiamo l'idea di fare liste civiche, eccetera. Però insomma. Adesso l'obiettivo di questa associazione è farla crescere, è crescere insieme. Perché se invece tra 2 anni dovessimo pensare, da fuori si possono fare un sacco di bei lavori, perché guardate, io di questo ne sono convinto, convinto. Perché già siamo tanti qui, ma immaginate tra 2 anni essere tanti di più e decidiamo insieme, non vogliamo presentarci alle elezioni, vogliamo fare un lavoro da fuori. Dove sta scritto che dobbiamo presentarci alle elezioni? Per forza. Dove sta scritto? Da nessuna parte. Qualsiasi cosa però dovessimo decidere in futuro, comunque è necessario far crescere e schierarsi, perché altrimenti neanche avremo la possibilità di scelta. Semplicemente sceglieremo di non scegliere perché non ci sarà niente da scegliere. Per cui questo è l'obiettivo di questa associazione. Ripeto, vi ho parlato in maniera molto molto onesta perché qualcuno può. In questi anni poi ormai me ne infischio, qualche accusa, non vuole sporcarsi le mani, eccetera, come se in questo paese sporcarsi le mani dovesse significare soltanto candidarsi. Ci sono stato, poi me ne sono pure sporcato, cioè, l'ho fatta l'esperienza, non è che. Però non penso che il cambiamento possa passare attraverso presentarsi alle elezioni e piazzare 3-4 deputati e poi dentro fanno. Non credo, questo non l'ho visto, non ci credo. Che ci posso fare? Non ci credo. Come? Come si selezionano le persone di qualità? Ora qua non dobbiamo parlare di selezione, dobbiamo parlare di No, far coinvolgere facendo delle cose belle insieme. Cioè, questa iniziativa sono convinto che chi ha partecipato a questi 2 giorni, il lavoro di stamattina, l'approfondimento di Peter, discussione, lo stare insieme, le persone sono rimaste, io perlomeno sono rimasto soddisfatto di questi giorni. L'unico modo è fare delle cose belle insieme, come la raccolta firme per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Sì. Adesso poi apriamo un piccolo dibattito, lo vogliamo fare dopo, vero? Dopo l'intervento di Salvatore? Prima Salvatore, quindi dopo apriamo un attimo, ci sto apposta. Era soltanto per finire. Io non so quello che accadrà appunto anche dal punto di vista militare, perché io non lo so, perché la situazione è peggiore di come ci viene descritta o non ci viene descritta. Quindi veramente io me lo domando, perché leggo cose, vedo cose, studio determinate questioni che mi fanno andare a dormire con il terrore che possa domani arrivare una letterina a qualcuno con scritto bisogna andare in guerra. D'altro canto, anche prima della prima guerra mondiale o della seconda guerra mondiale, 2 o 3 anni prima, nessuno ci pensava, eh? Nessuno se lo sarebbe immaginato. E invece c'è un bellissimo video che su internet lo potete vedere del professor Barbero che spiega come nascono le guerre e parla della prima guerra mondiale. Guardate che è illuminante, perché veramente non la voleva nessuno quella guerra, addirittura c'erano parentele tra nemici, provarono in ogni modo a non finirci e ci sono finiti, quindi figuriamoci. E la storia dell'umanità è sempre stata così, eh? La storia dell'umanità è caratterizzata dalle guerre, dunque
Io sono veramente terrorizzato e anche per questo insisto tantissimo sulla lotta per la pace. Oggi è diventato difficile essere pacifista, è diventato difficile combattere a favore della pace, dei diritti umani, del diritto internazionale, che non esiste più. Quindi tante cose succederanno nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Quello che possiamo fare noi è far crescere questo gruppo di persone, questa opportunità. Gianroberto mi diede un'opportunità e Schierazzi un'opportunità in un certo senso che ci stiamo dando noi tutti, a tutti noi e magari ad altre persone. E l'unico modo per coinvolgere, per far avvicinare queste persone, ripeto, a fare delle cose belle, belle, mostrarci desiderosi di fare, desiderosi di realizzare insieme qualcosa che poi resta, perché quella raccolta firme resta, resterà sempre. Ne hanno parlato giornali in tutto il mondo, magari meno la stampa italiana, ne hanno parlato in tutto il mondo. Giornali nel mondo arabo, ne hanno parlato. Un gruppo di cittadini al di fuori dei partiti politici che raccolgono firme per il riconoscimento dello Stato di Palestina e questa legge finisce in Parlamento. È una cosa grande, molto più, forse più grande di quella che noi stessi immaginiamo in un certo senso. Però l'unico modo appunto per far avvicinare le persone, e soprattutto persone di qualità, è fare. José Martí, che era il poeta preferito del Che, anche un rivoluzionario cubano, diceva che fare è il miglior modo di dire. E noi questo dobbiamo fare. Fare è il miglior modo di dire. Tra 2 anni, insieme, prenderemo le decisioni future. Grazie. Va bene? Chiama tu, Salvatore.